Novak Djokovic batte Machak e si aggiudica la sua e festeggia, perché si aggiudica, festeggia la sua 378esima settimana da numero uno al mondo e il suo nuovo record. Già deteneva il record di settimana numero uno al mondo nel circuito maschile, battuto 2 anni fa, a marzo 2021. Adesso però detiene anche il record di settimana numero uno al mondo di tutta la storia del tennis, sia maschile che femminile, superando Steffi Graf, che è ferma a quota 378. Prima di passare con il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e condividere il video più non posso. Vi invito a visionare il post community che ho messo oggi, molto importante. Dopo aver detto ciò, passiamo all'analisi della partita. È stata una partita molto intrattenente, visto e considerato che solitamente le partite di Djokovic, dei primi turni soprattutto, sono, beh, in realtà sì, sono dei massacri, insomma, sono delle partite che Djokovic vince in maniera netta, e dove i giocatori, dove gli avversari non hanno scampo. Però oggi, ragazzi, abbiamo avuto dubbio sull'esito finale. È vero, io non ho mai pensato, cioè non ho mai pensato, ok, vincerà Machak, però per qualche istante, per più di qualche istante, per il secondo e il terzo set, tranne un pezzo di terzo set, abbiamo pensato Machak può vincere. E è stata una partita molto bella. Machak si è inventato una decina di colpi spettacolari, dai lights, in particolar modo una volée veramente stupefacente, dei rovesci lungo linea fulminei, che veramente meritano tantissimo, perché sono delle giocate di livello tecnico altissimo, di tasso tecnico altissimo, altissimo. Però, ragazzi, il numero uno al mondo, il più forte giocatore al mondo, il più vincente giocatore di tutti i tempi, non molla, e dopo aver vinto il primo set, nel secondo set parte male e Machak alza il livello completamente, chiude il set anche se con delle tensioni, con degli scricchioli finali nei quali il serbo prova a scalfire il break di vantaggio di Machak. Infatti ha dovuto annullare una palla break il cecoslovacco sul 5-3 suo servizio, ha dovuto annullare questa palla break che, ragazzi, qualora fosse stata convertita, penso che sarebbe significato fine ancora prima che si disputasse un terzo set. Poi Novak Djokovic, poi nel terzo set Djokovic inizia bene, ha un piccolo problema alla mano destra, Machak, che poi alla fine non si rivela essere cruciale o comunque di un'importanza che non gli consenta di proseguire il match. Infatti riesce comunque a continuare e continua il match, gioca ad altissimo livello con dei colpi veramente stupefacenti. Djokovic sta avanti 4-1, Machak tiene il game al servizio sul 4-2. Il serbo viene breccato da delle invenzioni, da delle giocate veramente fantascientifiche di Machak, una volée veramente, una stop volley di pregevole fattura e bellissima. Devo dire che Machak, ragazzi, è un giocatore che io ovviamente conoscevo pochissimo prima di questo incontro, ma dopo veramente questa partita penso che Machak sia veramente un grande giocatore. Cioè, nel senso, abbia dei picchi altissimi, dei picchi spaventosi. E il problema è che Machak, ovviamente, questo livello lo regge per una partita, per due set. E la cosa che differenzia un top 10 da il numero 130 del mondo è che il top 10 lo fa in ogni partita praticamente, senza che ce ne si accorge così tanto, senza che pensiamo che sia così tanto epico, perché ovviamente ce l'aspettiamo essendo un top 10. Machak è il numero 130 al mondo, oggi giocato però da top 10 probabilmente. Djokovic ha veramente rischiato, ha seriamente rischiato di non portarsi a casa l'incontro.
Però alla fine lo ha vinto il serbo, come da pronostico. Ovviamente ci si aspettava una vittoria più netta, però secondo me questa vittoria serve per la testa di Djokovic e per continuare. Secondo me dalla prossima con Grexpur farà magari qualche fatica, però io non penso che Grexpur possa batterlo. Comunque si parla di 2 su 3, si parla di 500, non si parla di slam, quindi questi bestioni, questi fenomeni che ormai sembra ce ne sia rimasto solo uno. Purtroppo tra una cosa e l'altra, vediamo cosa farà il serbo in questo torneo. Sicuramente il grande favorito, ma attenzione anche a Medvedev, che però viene reduce da 3 sconfitte consecutive contro il serbo, anzi 4 sconfitte consecutive contro il serbo. Bercy 2021, Astana 2022, Finals 2022, Adelaide 2023, quindi anche in un potenziale scontro tra prima e terza testa di serie tra il russo Medvedev e Djokovic, anche dati gli ultimi precedenti, io credo che non riuscirà Medvedev a battere il serbo, però mai dire mai. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, grazie per aver visto il video, noi ci vediamo alla prossima, un nuovo video, non so quando, da me è tutto, ciao!